Dal Vangelo secondo Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu, chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò, io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero, perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro, io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore. Questa terza domenica, la domenica della gioia, perché si sta avvicinando il Natale, i paramenti da viola diventano rosa, rosacei. Si interrompe un momento la voce di Marco per lasciare il posto al Vangelo di Giovanni. E ancora una volta il Vangelo di Giovanni ci presenta come figura centrale di questo tempo Giovanni il Battezzatore, il Battista, che appare già nel prologo dello stesso Vangelo di Giovanni, come testimone che viene a dare testimonianza alla luce. E poi nella prima pagina narrativa di questo Vangelo c'è questo interrogatorio. Chi sei tu? Gli chiedono gli inviati dei farisei. Chi sei tu? E Giovanni per tre volte dice non sono. Non sono il Cristo, non sono il profeta, non sono Elia. Chi sei? Ecco, e lui risponde con il profeta Isaia sempre, sono voce di uno che grida nel deserto. E come abbiamo ascoltato domenica scorsa, rendete dritta la via al Signore. Allora gli chiedono, ma perché battezzi se non sei uno di questi? E la risposta è molto bella, io battezzo, ma in mezzo a voi battezzo nell'acqua perché voglio prepararvi, voglio aiutarvi a scoprire che in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Ecco, questa risposta del Battista vale anche per noi. In mezzo a noi sta uno che noi non conosciamo. Chi di noi conosce davvero Gesù? Gesù è sempre oltre. Gesù è sempre più grande dei nostri pensieri, più grande delle nostre predicazioni, più grande della fede della Chiesa, più grande della Chiesa stessa. Gesù è oltre, veramente, una parola cara ai pesaresi, è oltre, cioè è al di là e noi non avremo mai finito di conoscerlo. Appunto, chi può dire di conoscere veramente Gesù? Questo tempo di Avvento è anche il tempo per approfondire la nostra conoscenza di Gesù, per stringerci di più a Lui, per non solo capirne di più, ma per vivere di più la nostra relazione di amicizia, di amore con Lui, perché si conosce davvero, come qualcuno ha detto, solo ciò che si ama. Chiediamo al Signore Gesù che ci doni la grazia di conoscere di più il suo mistero, il mistero adorabile della sua persona, di questo cuore così grande che ci ha rivelato il cuore stesso di Dio,
di questo volto così umano che ci ha mostrato che cosa significa essere veramente uomo. Chiediamo il dono di conoscere di più Gesù, di farne più esperienza nella nostra vita.